Presentata questa mattina nel Salone del Consiglio Provinciale di Udine, l'edizione 2018 della UNESCO City Marathon, in programma domenica 25 marzo, con partenza da Cividale del Friuli, passando metà percorso all'interno di Palmanova e arrivo in Piazza del Capitolo ad Aquileia. Favoriti d'obbligo gli atleti degli altipiani africani, veri specialisti nel fondo e mezzo fondo. Quinta edizione ricca di novità, vetrina per la nostra regione. Abbiamo l'opportunità di avere sul territorio tre siti UNESCO di grandissimo valore. Io penso che questa maratona, che è stata condivisa alcuni anni fa, e quindi mi pare siamo alla quarta edizione, se non sbaglio, di questa maratona, ci darà appunto l'opportunità di dare ancora maggiore visibilità a questi siti. E se riusciremo a fare, oltre alla maratona, anche una rete importante, riusciremo a portare delle economie interessanti su quelle che sono le aspettative delle nostre comunità. È un risultato che ci dà ottimismo. Pensiamo di aver fatto qualcosa, perché anche la provincia ha collaborato all'epoca nella realizzazione di questa festa, che perché per noi è una festa, no? Che viene al di là dell'agonismo che ci sarà quando competeranno tutti questi atleti che arriveranno da ogni parte del mondo. Quindi questa festa ci darà appunto l'opportunità di vedere quanto capaci siamo di fare sistema. I 42 km e 100 e più metri che sono stati messi in un'unica manifestazione, in un'unica maratona che unisce appunto i tre siti, daranno l'opportunità di far crescere e soprattutto di far collaborare queste tre comunità che alla fine daranno lustro a tutta la nostra regione. Della stessa lunghezza d'onda, Francesco Martinez, sindaco di Palmanova. Primo anno che questa maratona unisce veramente tre città UNESCO. Palmanova è entrata l'anno scorso nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità e quindi direi che con orgoglio quest'anno si può dire che questa maratona collega Cividale, Palmanova, Aquileia, che sono tre città UNESCO. Sicuramente ci ha portato fortuna essere stati protagonisti di questa iniziativa che dico è unica al mondo e certamente sta crescendo direi in maniera intelligente con i passi giusti e coinvolgendo direi tutte le sensibilità che riguardano il volontariato, riguardano la solidarietà, riguardano lo sport, la cultura, quindi penso che sia una cosa veramente importante. Palmanova, dico, con l'entrata UNESCO può solo crescere, può solo far bene, sicuramente bisogna valorizzare queste medagliette, queste medaglie che ci siamo messi con delle iniziative che portino più turismo, se c'è più turismo c'è più economia, sicuramente stiamo tutti meglio, le attività economiche sono più contente, ma sicuramente Palmanova entra in un parterre internazionale e questa gara, questa maratona, gli permette una visibilità unica.